ricordiamo che tra pochissimo partirà l'ultima frazione e poi li aspetteremo all'arrivo. Stanno arrivando, ecco il cambio dei frazionisti, gli ultimi, la quarta frazione, quella che potrà veramente farci provare l'emozione grande al traguardo. Vediamo, riusciamo a captare i numeri. Germania e Italia, vediamo chi dei due per primo. E le due staffette francesi a seguire. Col numero 16 c'è la Germania, seguita dall'Italia col 18 e poi la Francia e ancora la Francia. Go ragazzi, dai che l'ultima, la quarta frazione dell'ultima staffetta under 16. Opa Cup Games Zapata 2022. Ancora 3 km e 300 metri per ognuno di loro. Ed è arrivata anche al cambio la Svizzera per l'ultima frazione, seguita dalla Svizzera. Si stimano ancora più o meno 5 minuti 6 di gara, quindi Marianna e io dopo i prossimi. Seconda squadra, la Germania, all'ultima frazione di gara, che ha appena dato il cambio. E adesso l'atleta della Germania, la sua terza staffetta al cambio, l'ultimo cambio. Fate sentire il vostro tifo, il vostro supporto agli atleti del vostro paese e non solo. Adesso passeranno alla nostra sinistra dietro le bandiere e vediamo se si riconferma la posizione di prima. E l'Italia, vediamo se l'Italia è riuscita a superare e ad arrivare prima. Germania e Italia, una a ridosso dell'altra, e a seguire le due frazioni dei francesi. Dai ragazzi, dai Alessio, coraggio, puoi farcela, puoi arrivare primo. Dai! Ultimo chilometro e mezzo più o meno di gara. Avviciniamoci tutti al traguardo. The competition is going to finish, let's go! Nel frattempo cambio della Slovenia, ci comunicano. Ultimi 3-4 minuti di gara. Manca pochissimo, emozionante momento quello del traguardo. E vediamo se sarà la sfida all'ultimo metro tra l'Italia e la Germania. C'erano ben due squadre francesi al terzo e al quarto posto. Aspettiamo aggiornamenti. Ce ne sono 5 di squadre, 4, uno attaccato all'altro, quindi si preannuncia veramente un finale strepitoso e vogliamo seguirlo e raccontarvelo qui insieme a voi. Maurizio, sarà emozionantissimo questo traguardo. Sì, sicuramente. Eh sì, ho detto consentiteci un po' di tifo italiano. Siamo qui, incoraggiamo tutti, però vedere un italiano all'arrivo sicuramente per noi è molto emozionante. E Alessio Romano, l'ultimo frazionista.
e poi c'è la Germania. Ci sono ben due frazioni, due squadre, scusate, francesi. Chissà se hanno confermato la loro posizione. Alessio, ascoltaci, dai che manca poco. Ma è tutta la squadra degli azzurri che stiamo sostenendo. Aggiornamenti da Pietro. E sta prendendo vantaggio Alessio Romano. Dai, 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 siamo con te. Vai Alessio. Ultime centinaia di metri perché si concluda la staffetta Under 16 Mix Relay Under 16. First athletes are going to arrive. We think that Italy is the first. E ricordiamo che l'ultimo frazionista della squadra italiana è Alessio Romano, il fratello del carabiniere Lorenzo Romano. E ricordiamo anche che ha fatto diversi podi anche in atletica leggera. Quindi forza Alessio! Vi vogliamo tutti al traguardo per sostenerli, per applaudirli. L'ultimo applauso di questa due giorni di competizioni internazionali OPA Cup Games 2022. Coraggio ragazzi, raggiungeteci, come everyone here to support your colleagues, your athletes. E ci comunicano che l'Italia ha 20 metri di vantaggio, quindi il sogno sta diventando realtà. Lo aspettiamo. E anche Pietro in trepidante attesa, ma vedo che sta parteggiando per i nostri italiani, come giusto che sia. Coraggio, coraggio Alessio, ci senti? Dai, continua così, taglia per primo il traguardo, regalaci questa emozione. E sono uno dietro l'altro poi. Lui è da solo, attenzione, è da solo, vogliamo la foto, vogliamo il video, vogliamo tutto di Alessio Romano che per la sua squadra. Eccolo, eccolo, manca davvero poco. Attenzione! Sì, è da solo, ha distanziato di un bel po' i suoi rivali. Alessio, siamo tutti con te, go, go, go! E seconda sembra essere la Germania. Pietro conferma. Terza la Francia? Sembra di sì, attenzione! E poi di nuovo la Francia. Alessio, dai che sono gli ultimi metri! Spingi, sei il primo, you are the first! Italy first at Mixed Relay Under 16! Go, go, go! Alessio! Alessio Romano! E seguo la Germania! Terza e quarta, la Francia, ma duello anche tra loro! Bravi ragazzi! You are the champions! Nella squadra staffetta italiana, oltre ad Alessio Romano, quarto frazionista, ci sono anche Marco Pinzani, Anastasia Morandini, Marie Schwitzer, bravi, the winners!